viaggio nel mondo dell'opera e della musica classica. L'hanno definito così gli organizzatori. Trivento in musica è stato un successo, affidato quest'anno alla soprano di casa Yolanda Massimo, molto emozionata. Sì, l'emozione è ancora più grande perché quando si canta di fronte alle persone che ti conoscono è ancora più emozionante. In teatro si guarda l'uscita exit, in questo caso non è presente questo cartello. E alla soddisfazione degli organizzatori e di chi ha supportato il concerto. L'idea è quella di portare la buona musica quindi nelle aree interne e cercare di far fruire più persone possibile questo tipo di genere che è un faro della cultura italiana nel mondo. Un'iniziativa che nobilita e che magari, come dire, ripetuta consente anche di elevare la nostra sensibilità, quindi sono particolarmente soddisfatto di vedere la comunità unita e con un evento importante con artisti molisani, voglio sottolineare anche questo, che si sono distinti nel panorama direi nazionale. Al centro polifunzionale le aree più celebri che hanno ricordato il valore del patrimonio italiano del bel canto. Una serata dedicata anche alla partecipazione di Cielo e Terra, associazione di volontariato che accoglie e valorizza le disabilità. È un concerto che ha appunto incluso tante sfaccettature e sono grata di esibirmi appunto anche per questi ragazzi. E non sempre i nostri ragazzi che frequentano il centro hanno la possibilità di assistere a un concerto di opera. Possiamo assistere anche, diciamo, all'esposizione di questa magnifica arte venuta dai ragazzi con diverse abilità.